Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Le squadre si affrontano in una partita amichevole. Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. Cristante! E ci è mancato davvero poco su questo tiro. Questo è passato vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. Moreo! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Vediamo se può capitalizzare. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Occasione da rete! Prova ancora! E c'è il gol della Roma! Ci ha provato a pararle tutte il portiere, qui proprio non ha colpe. Bel movimento, istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Roma, ha segnato al 22esimo minuto, numero 69. Lukaku ci crede, cerca la porta, straordinario, rete da manuale del calcio. Questo è un gol stupendo, stupendo. Sembrano avere il totale controllo della gara. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Per la Roma ha segnato al 34esimo minuto, numero 90. E il primo tempo finisce qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Inizia adesso il secondo tempo. Prova a darla profonda nello spazio. Angelino. Palla al centro. Tocca con la testa. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. La mette in profondità per il compagno. Riceve il passaggio. Lukaku! Non si passa! Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. El Shaarawy. Aouar, palla dentro di Aouar e fa colpire di testa. E qui sarebbe servito un po' più di precisione. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. La gioca a sinistra. Alessandro ha spazio per affondare. Salta e colpisce di testa e il pallone finisce in rete. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che voglia di segnare, non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio insperato per calciare a rete. Gol! Ha segnato al 70esimo minuto, numero 32.
Esharawi. Palla al centro. Chance per tirare. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. Lukaku ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? La Roma ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi effettivi. Non ha mai dato l'impressione di perdere il controllo della gara, prendendosi una vittoria comoda. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Sono io che ringrazio te, Fabio. Andiamo a vedere insieme i dati e le statistiche della partita. Analizziamo le valutazioni dei giocatori e scopriamo chi è stato il migliore in campo. Arrivederci al prossimo episodio.